Salve amici e amiche, bentornati sul mio canale e innanzitutto buon anno a tutti quanti. E oggi vi propongo un brano di Mina, un brano che è al femminile, io lo rifaccio al femminile, ma insomma potete anche cambiare la versione come vi pare. Io rileggo il testo come lo ha cantato Mina. E un brano uscito nel 69, sì, l'avete letto sotto, si parla di Non credere, e fu un brano che ebbe un grande successo, addirittura portò Mina in cima alle classifiche con la sua stessa casa discografica che aveva fondato, mi sembra, insieme al padre. Il brano, l'arrangiamento è di Augusto Martelli, che era un compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra, insomma, è stato un personaggio abbastanza famoso, insomma, in quegli anni, gli anni 60. E la canzone è di Roberto Soffici, mi sembra, il compositore è Roberto Soffici, credo che ci sia anche lo zampino di Mogol. Io lo faccio in maniera mia, in modo mio, in maniera arpeggiata, con qualche scaletta in più, ma sempre come accompagnamento. E ora vi do un accenno più o meno di come si può andare a fare, e poi dall'alto, come al solito, vi faccio vedere come lo eseguo, ma sempre cercando di semplificare il più possibile, soprattutto nella mano sinistra. La mano destra facciamo qualche scaletta, ma nulla di più. Ok? Scusate sempre per la mia voce, io non sono Mina, lo faccio sempre in maniera magari un'ottava sotto, eccetera, ma è soltanto indicativa come dico spessissimo, ok? No. Eccetera, eccetera. Adesso dall'alto vediamo com'è. Scusate sempre la voce. Allora, eccoci qua. Rifacciamo l'inizio e poi ve lo spiego come al solito. Quindi è no, non crederle. Non gettare nel vento. In un solo quel che esiste tra noi. E poi inizia la seconda strofa. Allora, come lo faccio questo? Sulla sinistra, come al solito, alterniamo l'ottava di La, molto semplicemente. Sulla destra facciamo questo arpeggio. Ricordatevi che no, ovvero sia i no, diciamo così, stanno su La, Do e Mi. Ok, La, Do e Mi. Quindi facciamo questo arpeggio. La, Do, Mi, Do, Mi, La, Do, Mi. Questo salto. Ok, ve lo rifaccio piano piano. Di qua intanto alterniamo. No. Ok, lo rifaccio ancora. Si passa a Re minore, non crederle. Di qua alterniamo il Re con La e di qua facciamo questo arpeggio. Partendo da La, Re, Fa, La, Re, Fa, Re, Fa, Do, Re, Fa. Ovvero La, Re, Fa. Di qua alterniamo La, Re, Fa, Re, Re, Fa, Do, Re, Fa. Per introdurre il Sol, ok? Prendiamo tutte e due le mani uguali, quindi re, sol, si, e poi il sol settima con il la. Quindi non gettare, vedete? Non gettare. Quando diciamo gettare, mettiamo il fa che è la settima del sol. Non gettare nel vento. E partiamo con il do, di qua do, sol, alternate, di qua
Facciamo questo arpeggio partendo dal sol, sol, do, mi, sol, do, mi, do, do, mi, si, do, mi, per introdurre il la minore, ok? Sol, do, mi, sol, do, mi, do, do, mi, si, do, mi. Di qua le solite la in ottava e di qua questo arpeggio. La, do, mi, do, mi, la, do, mi, per introdurre il re. Allora, rifacciamo un attimo da capo, eh. No, non crederle. Non gettare fa settima nel vento do. La minore. In un solo re minore, momento. Come lo faccio questo re minore qua, questo arpeggio partendo dalla la re fa re fa la si do. Ok? Per introdurre il si settima. Ok? Dove arpeggiamo in questa maniera si mi sol diesis si mi sol si mi sol re mi sol per introdurre ancora il la minore. Ok? Quindi nel vento in un solo momento mi settima quel che esiste tra noi. Ok, e qui passiamo alla seconda strofa che facciamo un po' in maniera diversa, cioè facciamo una piccola scaletta di qua, ma molto semplice. Ora vi spiego come la facciamo. L'inizio è sempre con il La minore, quindi scusate, no, non è La, è La minore, però la parola è No. Ascoltami. Allora, come le faccio queste scale? Mi fermo un attimo così vi spiego, no? Allora, quindi l'inizio qui è no, come prima, ascolta, sull'ascoltami facciamo di qua la triade di re minore, quindi re fa la, dopodiché facciamo re fa la, possiamo anche rimanere fermi su qui, e di qua facciamo questa scala che parte da re minore, quindi è re, do, si, la, sol, sul fa, terzo dito. Di nuovo terzo dito sul do. Quindi re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, si, do, re, mi, re. Introduciamo si sol, ovvero sia l'accordo di sol. Rifaccio ancora più veloce. Ok, rifacciamo, eh. Sol. Stavolta non arpeggiamo, facciamo gli accordi, quindi tu per lei sei. A lei mettiamo il solito fa settima, cioè scusate, il sol settima, quindi il fa. Tu per lei sei, quindi di qua. Come prima, ok? Quindi re, prima re, sol, si e poi re, fa, si, uguale da questa parte, quindi. Tu per lei sei un giocato. Do! Accordo di do di qua che poi arpeggiamo. Prima facciamo l'accordo e di qua. Allora, scusate. Come lo faccio? Questo parto stavolta dal Do e facciamo Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, La, Si, Do, Re, Do. Per introdurre la minore, ok? Va bene? È chiaro? Rifacciamo, e quindi no. Qua la prima, ascoltami. Per lei sei
La minore, il capriccio di un attimo, Re minore. Solita scaletta, La si do da Re minore. Mi settima e per me sei la vita. Ok, adesso rifacciamo tutte e due le strofe. Crederle, non gettare nel vento, in un solo momento, quel che esiste tra noi. Seconda strofa, no. Ascoltami, scaletta. Sol, tu per lei, sol settima, sei un giocattolo. Do, la minore, il capriccio di un attimo, Re minore. Scaletta, la, si dovrei introdurre il mi settima. E per me sei la vita. Allora, a questo punto c'è, chiamiamolo il ritornello, questa parte qui che va ritmata in questa maniera. Adesso ve la faccio vedere, dopodiché ve la spiego, con ottave di qua abbastanza semplice. Se lei ti amasse io, se lei ti amasse io, saprei soffrire ed anche morire pensando a te, ma non ti ama, no, no, lei non ti ama, no, no, ed io non voglio vederti morire, morire per lei. Stesse note, molto semplice, ovvero comincia se lei ti amasse. Vedete, di qua prendo il re in ottava e di qua prendo la triade e faccio in questa maniera, e così tutti gli accordi faccio così. Quindi se lei ti amasse io, se lei ti ama, la minore, ottave di qua, do, mi, la di qua, io saprei soffrire. Stavolta entro, posso anche rimanere qua, però mi piace entrare di qua, quindi saprei soffrire ed anche morire. Possiamo anche farle qui, saprei soffrire ed anche morire. Mi senti pensando a te, scusate. Ma la settima stavolta. Ma vedete, alterno col quarto dito mi e fa. Ma non ti. E di nuovo Re minore, ama. La minore, no, e io non voglio vedere minore morire, mi sembra morire per te. Ok? Abbastanza semplice. Dopodiché riprende come prima. No, 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 uguale a prima. Non crederle, non gettare salset nel vento. La minore, in un solo momento, quel che esiste tra noi. Poi riprende il solito ritornello. Se lei ti amasse io, se lei ti amasse la minore io, saprei soffrire ed anche morire pensando a te. La settima, nuovo Re minore, ama, no, no, lei non ti ama, no, no, e io non voglio vederti morire, morire per lei. Ok? Poi nella canzone mi sembra che ripete ancora no, no, un paio di volte fino a sfumare, ma insomma più o meno è questa. Sentite il testo, la canzone, ma mi sembra che all'ultimo fa due volte a sfumare qua. È abbastanza semplice, non male, diciamo, da cantare e da accompagnare, ok? Grazie ancora per l'interesse. Mi raccomando, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video.